Ciao ragazze, bentornate. Questo è il video tag YouTuber delle mie brame. Io sono stata taggata da Roriame, da Roberta, che saluto, ringrazio, le mando un bacione grossissimo. Passiamo subito al video. Vediamo se riuscirò a fare questo video perché forse sarà la quinta volta che giro questo video. Perché prima avevo fatto dei nomi, ora ho deciso di non fare più questi nomi e poi vi spiegherò il perché. Allora, prima domanda, sono 16 domande, guardo qui perché ho il computer. Prima domanda, YouTuber che segui sempre. Allora, le YouTuber che seguo sempre, non mi perdo neanche un video, sono parecchie. Diciamo che sono quasi tutte quelle che seguo. Comunque sono Eleonora Manni, Ily Style, Vale Pinkix, Nutella, Sweet Beauty 1990, The Night of Cinderella, Kiss and Makeup 01, Simply Nabiki, Fiamma Presley, perché mi piace che parla tanto di prodotti Avon, è una mia iscritta, l'ho scoperta perché è una mia iscritta e commenta sempre i miei video, le mando anzi un bacione perché è una persona che segue sempre i miei video e mi fa un sacco piacere. Roriame, ovviamente, Little Snake 1990 e comunque quasi tutte le mie, cioè quelle che so, a cui sono iscritta. Quindi se il mio canale, se vi interessa, andate a guardare quelle che sono iscritta, a cui, i canali a cui sono iscritta, diciamo che un po' quelli li guardo sempre. Comunque queste sono le persone che guardo sempre, sempre, sempre tutti i video. Poi, YouTuber che ti è scaduta. Allora, diciamo che io sono iscritta ancora ai loro canali e di questa domanda che prima avevo fatto i nomi e ora ho deciso di non fare più i nomi. Allora, io sono ancora iscritta ai loro canali, però sinceramente di due ragazze, anche tre, sinceramente, allora, fin quando fai complimenti, allora una risposta ti viene data, una in particolare, quando le ho fatto complimenti, sei bravissima, sei bellissima, sono una tua iscritta, ti seguo sempre, mi ha sempre risposto. Nel momento in cui ho chiesto una collaborazione, non mi è stata data neanche una risposta e quindi questo sinceramente mi ha dato un po' fastidio perché sinceramente io capisco che ho che è un piccolo canale, però cioè una risposta penso che tutti quanti ce la meritiamo, no? Poi voglio dire, una persona può avere anche tanti iscritti, però alla fine l'umiltà penso non si debba mai perdere. Comunque, fatta questa Detta questa cosa, andiamo avanti. Comunque non mi sono disiscritta dai loro canali, anzi continuo a seguirle. Sicuramente non chiederò più una collaborazione e non commenterò più i loro video. Poi, tre, YouTuber che ti piacerebbe incontrare? Beh, tutte quelle che ho detto nella domanda numero uno, un po', tutte quelle che seguo mi piacerebbe incontrarle perché le ritengo delle persone abbastanza interessanti e poi abbiamo una passione in comune, quella del make-up, quindi. 4. YouTuber che ti piacerebbe imitare, parodia. Nessuno, no, non mi piace imitare nessuno, non mi piace fare parodie, non le saprei neanche fare. Forse di qualche YouTuber vorrei avere la collezione di make-up, però no. YouTuber che hai scoperto da poco. Oggi mi sono iscritta al canale di Martina Sacco che mi piace tanto, devo dire, ho guardato qualche suo video, mi piace tanto, quindi penso che sarà una delle ragazze che inizierò a seguire assiduamente. Seguo YouTuber straniere, sì, Camila Coelho, però diciamo che non guardo tutti i suoi video perché non ci capisco un H, qualche video che vedo dei preferiti li guardo perché tanto c'è da vedere solo i prodotti, quindi. Oppure delle YouTuber straniere, qualche volta vado a vedere il Makeup Collection perché è una tipologia di video che mi piace da morire. Ti sei disiscritto da qualche canale? Sì, dal canale di quella famosissima da quale ci siamo disiscritte parecchie persone per quello che ha detto. Ora non entro in polemica, non mi va di fare polemica, non mi interessa entrare in polemica. Comunque mi sono disiscritto al suo canale, però io già mi ero iscritta e disiscritta perché la tipologia di video che faceva non mi interessavano. Poi mi ero riscritta perché avevo visto la sua Makeup Collection, quindi mi ero iscritta e poi però mi sono disiscritta.
E poi mi sono disiscritta da un altro canale perché ho visto che questa ragazza non fa più video e quindi mi sono disiscritta. Che sarebbe questa ragazza della quale mi sono disiscritta, si chiama Rosa of Naples, se non mi sbaglio, ma vedo che non carica più video, quindi mi sono disiscritta. Se dovesse caricare video di nuovo interessanti, mi iscriverò. Vorresti fare un video con qualche YouTuber in particolare? Chi è? Beh, un po' tutte quelle che ho detto prima, poi avendo io un piccolo canale, diciamo che un po' con tutte, diciamo che mi piacerebbe fare dei video collaborazioni con tutte quelle citate. Ti meriti una di quelle, già lo faccio, che è Robby. Ancora un bacio, cara, che è l'unica che fa la collaborazione con me, poverina. Ha avuto questa pazienza. E poi, ti meriti questi iscritti? Sono pochi, sono tanti. Allora, il mio è un piccolo canale, ho 32 iscritti, però per me i miei iscritti sono i miei iscritti, sono speciali. Sinceramente mi fa un piacere immenso vedere anche quando si iscrive una persona soltanto. E niente, quindi io sono iscritta al canale di tutte le persone che sono iscritte al mio canale perché mi piace ricambiare sempre l'iscrizione, poi perché non costa nulla. E poi perché mi piace vedere i video delle persone che sono iscritte che fanno video, che tipo di video fanno. Perché il tuo canale si chiama così? Perché io mi chiamo Roberta, quindi Robby sono io e Ro è Rosa, la mia bambina. Quanto tempo impieghi per girare un video? Dipende, questo video l'ho già girato 5 volte, quindi però in media 10 minuti, a seconda di quanto dura il video, diciamo. Quanti video hai caricato su YouTube? Non lo so, non mi ricordo, però penso siano un 34, 35, dalla 30 alla 40, 30, 40, non mi ricordo. Guadagni con YouTube? No, assolutamente non guadagno con YouTube. Hai amiche? Se sì, chi sono? Amiche? No, per me è una parola molto molto grossa dire amica. E conoscenti tante, Eleonora Manni, Vale Pinkix, Rory Ame, sono persone che sento, Ili Style su Facebook, insomma. Tranne con Roberta ci sentiamo anche telefonicamente qualche volta. Hai mai litigato con qualche youtuber? Se sì, quale? No, non ho mai litigato con nessuna youtuber. Tagga almeno 5 youtuber che vorresti facessero questo video. Allora, taggo Fiamma Presley. Mi piacerebbe tanto che Kiss and Makeup facesse 01 facesse questo video tag, anche se penso che non guarderà mai i miei video. Nutella, Vale Pinky. E gli style, questi sono i miei 5 tag, non so se riuscirei, se li faranno mai, perché non so se guarderanno mai questo mio video. Comunque io manderò un messaggio, vediamo che cosa succederà. Vi mando un bacio, ragazze, ci vediamo al prossimo video, ciao!